Buon pomeriggio e benvenuti anche oggi alla nostra rubrica legata alla cultura che cura e voce al pubblico. Ma come ben sapete, nelle ultime settimane stiamo parlando di iniziative di un certo peso legate non solo alla cultura, ma diciamo in generale all'ambiente e al sociale. E proprio di ambiente parliamo oggi, con la nostra gradita ospite, Agnese Marchini. Buongiorno Agnese, buon pomeriggio. Buongiorno Beppe, buongiorno a Grazie. tutti. E allora, grazie per la presenza. Allora, intanto io voglio lasciare un po' di mistero iniziale, nel senso che Agnese è una ricercatrice del Dipartimento di Scienze Ambientali e della Terra dell'Università di Pavia. E noi partiamo e siamo partiti dall'emergenza Covid. Ecco, il tema di oggi potremmo in senso ampio definirlo un tema legato alla biodiversità, agli ecosistemi. Ma allora, come mai possiamo avvicinare la questione Covid e di emergenza a un tema così interessante e profondo come la biodiversità? Beh, il legame è strettissimo sicuramente perché il coronavirus è il risultato di un cattivo sfruttamento dell'uomo dell'ambiente da parte dell'uomo, cioè il risultato della distruzione di habitat naturali, del fatto che l'uomo è arrivato in contatto stretto con specie con cui non sarebbe dovuto entrare in contatto C'è anche, credo, un discorso di globalizzazione, no? eh Che sì, incide infatti molto. noi a volte ci sentiamo innocenti nel pensare, beh, questa cosa è successa in Asia fanno cose strane, eccetera, ma queste cose strane le fanno per portare a noi tanti beni di lusso o anche di uso quotidiano, come, non so, i cosmetici, le saponette fatte con l'olio di palma. Per l'olio di palma si devastano foreste e si va in contatto con animali selvatici, quindi è tutto molto connesso. E questa iperconnessione l'abbiamo proprio sperimentata vedendo come è esploso a livello mondiale questo virus, perché questo virus sarebbe rimasto in una foresta o al più in un mercato asiatico e invece nel giro di poche settimane, pochi mesi è arrivato veramente in tutto il mondo. Anche nelle isole più estreme, sperdute negli oceani, perché oramai viviamo proprio in questo mondo in cui tutto viene costantemente trasportato da un continente all'altro in modo rapidissimo. Sì, e quindi se da una parte c'è un elemento comunque di agio e di vantaggio, dall'altra questa iperconnessione è una sorta di pericolo, potremmo dire, Sì, che c'è un perché rischio. non è condotta con le appropriate precauzioni. Nella maggior parte del mondo ci sono dei paesi al mondo dove adesso queste questioni sono prese molto sul serio, che sono pochi però, l'Australia e la Nuova Zelanda. Non so se qualcuno ha mai avuto il piacere di viaggiare in questi posti, là ci sono delle regole sulla biosicurezza molto stringenti, mentre da noi si entra, si esce come si vuole, senza nessun controllo e quindi non siamo abituati alla prevenzione, a prevenire il fatto che organismi magari nocivi arrivino da una parte all'altra del mondo nel giro di poche ore. Ecco, a proposito di organismi che girano per il mondo, allora Agnese è una ricercatrice dell'Università di Pavia e membro della Società Italiana di Biologia Marina, giusto? E Ah, proprio sì. in questo senso entriamo nel vivo di perché Agnese è qui con noi, perché insieme ad altri colleghi, credo se non sbaglio internazionali, è stata, come dire, protagonista di uno studio, di una ricerca che, se non ricordo male, è partita nel 2017, ma immagino sia proseguita poi nel tempo o prosegua anche ora. Ecco, vorrei che Agnese ci raccontasse proprio tutto questo percorso di ricerca che ha a che fare con la premessa che abbiamo fatto. Ah sì.
Allora, io sono effettivamente una biologa marina, un'ecologa marina a dire il vero, e mi occupo proprio della dispersione geografica delle specie marine. Beh, in mare le specie si disperdono naturalmente perché il mare è un ambiente molto connesso, però l'uomo sta esagerando e offrendo moltissime D'accordo. opportunità di trasferimento con la navigazione. Quindi le navi partono da un porto, so, di Singapore, attraversano l'Oceano Indiano e entrano nel Mediterraneo e poi proseguono per l'Europa facendo delle varie tappe e non viaggiano da sole perché attaccate alla chiglia si possono attaccare molti organismi che poi vengono depositati, scambiati da un porto con l'altro. Questo sì, è un fenomeno molto ben conosciuto in Mediterraneo, però il gruppo di ricerca di cui faccio parte si è focalizzato sulle imbarcazioni da diporto, cioè le piccole imbarcazioni private, barche a vela, motoscafi, eccetera. Quindi, scusami, Agnese, Sì. come avviene questa sorta di invasione? Cioè le navi si spostano e che cosa succede? E niente, cioè a queste navi alla chiglia si possono attaccare dei propaguli, delle larve oppure anche gli organismi adulti, ci sono animali e alghe che proprio vivono, hanno bisogno di stare attaccati a un substrato, non so, magari avete presente l'anemone, Sì, certo. piattini, ci sono nei nostri mari, ma ce ne sono tanti. E quindi si attaccano quelli che riescono a superare il viaggio, perché il viaggio può essere difficile, però qualcuno è molto resistente e arrivano in un nuovo sito, anche lì qualcuno magari non si trova bene e si estingue immediatamente, ma qualcuno invece si trova molto bene e a questo punto può creare problemi. Perché? Perché nel nuovo ambiente potrebbe trovarsi molto bene, troppo bene, non avere nemici, non avere competitori, predatori, eccetera, e quindi cominciare a occupare il substrato. E questo è quello che sta avvenendo in Mediterraneo. Il nostro mare è il mare più invaso al mondo. Sì. Una Abbiamo bella quasi, notizia, sì, allora, esatto. 800 specie esotiche e molte proprio sono facilitate dal trasporto delle imbarcazioni. Ecco. Quindi Però se si è vi predata la... siete focalizzati su un'area, una zona in particolare con lo studio? Allora, beh, abbiamo cercato di indagare tutto il Mediterraneo, ovviamente, insomma, abbiamo lasciato al momento indietro i paesi del Nord Africa per una questione, insomma, di logistica, cioè riuscire a svolgere i campionamenti, ottenere i permessi, eccetera. Questo momento non è semplice, Insomma, sì, certo. è più impegnativo, però siamo riusciti ad arrivare anche in Turchia a campionare, più recentemente sono stata in Israele e stiamo lavorando per adesso per raggiungere anche il Nord Africa. L'Italia, che è un po' il nostro, come dire, la nostra forse anche preoccupazione di capire cosa succede in Italia, che studi avete L'Italia succede di tutto. fatto. Essendo in mezzo al Mediterraneo riceviamo, e poi essendo così bella ed essendo così varia, abbiamo turisti internazionali Arrivano da che tutte le parti vengono del per mondo, visitare le nostre certo. coste, certo, arrivano sì, da tutto il mondo. E niente, il nostro studio proprio si è focalizzato sulle barche private, abbiamo visto che prima erano considerati innocenti o poco responsabili, invece abbiamo visto che ne abbiamo campionate 600, 600 barche appunto dalla Spagna alla Turchia e abbiamo visto che il 70% di queste barche ha almeno una specie esotica sulla chiglia. E anche imbarcazioni che sono state pulite abbastanza recentemente, verniciate abbastanza recentemente, però portano in giro un considerevole numero di specie esotiche, quindi è anche colpa inconsapevolmente delle imbarcazioni Delle private. Quindi imbarcazioni, adesso certo. sì, Mi sembra di aver bisogna. visto tra le immagini che riguardano i porti liguri, che sono abbastanza vicino a noi, in particolare credo La Spezia. Ecco, com'è andata lì? Avete fatto delle analisi, degli studi, dei campionamenti? Come funziona? Eh sì, La Spezia è proprio, adesso abbiamo concluso, diciamo, questa parte esplorativa a larga scala, adesso ci stiamo focalizzando su un sito particolare
particolare proprio alla Spezia, a parte per vicinanza con Pavia è abbastanza comodo, e anche perché collaboriamo con un ente di ricerca che è Enea, sito appunto alla Spezia, dove abbiamo un accordo formale con il nostro dipartimento. E niente, lì stiamo cercando di studiare questa situazione nel tempo, quindi svolgendo un monitoraggio che speriamo di riuscire a condurre a lungo termine. Abbiamo iniziato 2 anni fa e ogni anno campioniamo gli stessi siti esattamente con lo stesso metodo per riuscire a vedere appunto il trend nel tempo di questo processo di invasione. Quindi è appena iniziato, speriamo di andare avanti. Speriamo di non trovare dei dati troppo allarmanti, ecco, speriamo. Adesso sì, poi quest'anno sarà interessante, siamo riusciti a installare i nostri sistemi di monitoraggio anche quest'anno con il nonostante il lockdown, e sarà interessante magari vedere l'effetto di questo anno particolare, se cambia molto qualcosa. Bene, con traffico. Quindi di fatto voi avete dato un nome, se non sbaglio, a tutte queste specie che in qualche modo ci stanno invadendo, comunque si muovono loro malgrado, per gli spostamenti che ci sono nel mondo, le specie aliene. Ecco, e arriviamo al cuore della nostra breve chiacchierata. C'è un progetto che ha un titolo, e vorrei che ne parlassi, un mattone contro le specie aliene. Di che cosa si tratta? È un titolo un po' bizzarro e magari fa intuire che prendiamo le specie a mattonate. Sì, allora, per riuscire a studiare appunto in modo quantitativo questo processo, abbiamo adottato un sistema che in realtà esiste da molti anni, perché negli Stati Uniti lo usano da 20 anni. E sono proprio stati colleghi americani che ci hanno detto: usatelo anche voi, perché così possiamo raccogliere dati e compararli, perché se li raccogliamo esattamente nello stesso modo possiamo poi appunto magari fare uno studio comparativo. E questo metodo prevede che si immerga un mattone in acqua per 3 mesi, attaccato con una cima ai moli, pontili dei porti. Questo mattone in realtà ci serve solo come zavorra, perché porta poi un quadrato di PVC di 14x14 cm, che è il nostro vero substrato di analisi. Quindi poi noi dopo 3 mesi tiriamo fuori il mattone, stacchiamo il pannello e poi nel tempo, con calma, durante l'inverno lo analizziamo. E qui è il lavoro duro, perché serve molta esperienza per riuscire a identificare questi organismi, che sono molto piccoli, molto strani, quindi è un lavoro di microscopio fondamentalmente. E quindi niente, questo abbiamo iniziato appunto nel 2018 a riempire di mattoni il Golfo della Spezia. E stiamo continuando, anche quest'anno appunto siamo riusciti a immergerli, e dopo Ferragosto andremo a tirarli fuori dall'acqua. E abbiamo anche deciso di buttarci nell'avventura della raccolta fondi, perché questo progetto, per riuscire a tenerlo a lungo termine, non è molto costoso, nel senso che il materiale non costa tanto. Il costo è mantenere i ragazzi, i giovani che analizzino questi, perché servono ragazzi, li chiamo ragazzi, ma sono esperti. In Italia credo che ragazzi non lo siano più, però soprassediamo. non offendiamoli. Ecco, ma quindi c'è una possibilità, una piattaforma dove informarsi, avere delle informazioni più dettagliate? Perché noi adesso ne abbiamo fatto un piccolo racconto, tra l'altro sono molto contento perché scopriamo aspetti anche del nostro territorio assolutamente, credo, poco conosciuti, come questo fatto che ci sia un team di ricerca su questo tema nella nostra università. C'è una piattaforma, immagino di sì, tanto c'è una pagina Facebook, mattone contro le specie aliene, quindi tutti coloro che vorranno potranno andare lì e visitare la pagina e quindi in qualche modo informarsi. Ma anche una piattaforma, se non sbaglio, con, ah sì, perché poi immagino anche altre.
Sì, l'Università di Pavia è proprio stata la prima in Italia, forse anche in Europa, ad attivare una piattaforma per finanziare la ricerca con, appunto, tramite le donazioni e si chiama universitiamo.eu. Adesso ci sono altre università che stanno un po' imitando, però Pavia è stata la prima. È Ci stata sono la prima, su questa ok. piattaforma, sì, tanti progetti di diversi obiettivi, c'è anche il nostro, un mattone contro le specie aliene. Questo titolo uno non se lo dimentica No, perché è così strano. assolutamente, anzi, sono stati bravissimi, anche perché poi in realtà è attinente con la ricerca, come ci hai spiegato. Bene, io se non ci sono altri passaggi che vuoi darci di tutto questo bel progetto del lavoro, direi che possiamo chiudere qui. Io vorrei ringraziare Agnese Marchini e comunque con lei tutto lo staff che collabora per questa ricerca che parte dalla nostra Università di Pavia, che ha un valore aggiunto, che in questi tempi in cui stiamo riflettendo sull'emergenza Covid, le cause, la velocità di diffusione, perché siamo tutti iperconnessi. Quindi non solo i virus viaggiano rapidamente, come abbiamo visto, ci sono altri organismi che in qualche modo si disperdono, creando anche dei danni agli ecosistemi. Ecco perché abbiamo dato questa indicazione iniziale di biodiversità. Biodiversità marina in questo caso, e credo che in Sì. questa estate sia un tema così, come dire, conciliabile con la stagione, anche se poi giustamente la ricerca è seria e quindi esula dal periodo. Io ringrazio Agnese per questa sua partecipazione a C'è Splendore Grazie a voi per e l'invito, davvero. vedremo sulle vostre pagine e sulla piattaforma come evolve la ricerca sulle specie Senz'altro. aliene. Seguiteci, Vediamo, cercheremo grazie ancora. di tenere sempre aggiornato. Benissimo, grazie. A presto. Grazie, grazie mille. Ciao a tutti.